ogni giorno o ogni sera ne capita qualcuna. Ma qui ci divertiamo, ecco. Mi chiamo Giulia, faccio la barista al bar La Rotonda dentro il porto. Noi iniziamo alle 5 e mezzo perché il porto si sveglia presto e qui c'è sempre un viavai di gente. Poi la sera facciamo gli aperitivi, ecco. Si incontra qualsiasi tipo di persona, dall'operaio al portuale, al pescatore, comunque, non lo so, la passione. Io sto qua per passione. La gente mi piace qua, perché sono strani, nel senso di casa, cioè come se fosse una famiglia, no? Una grande famiglia, ognuno, cioè qui gente va, viene, entra, cioè hai bisogno di un favore, nessuno si fa scrupoli, no? Cioè piccolo mondo a parte, secondo me. Ogni giorno, capito, succede magari una piccola cosa, un aneddoto che magari ti fa ridere. Ad esempio, un ragazzo una volta è stato in montagna, in portuale, e si era fatto male. Ha detto: ho sbattuto contro uno scoglio, invece che contro un masso, capito? Sì, io sono stata anche su una gru. Ho aiutato un gruista, ho fatto un turno dalle 9 a mezzanotte per vedere com'era scaricare una nave con una gru. È stato bellissimo. Intanto sei in alto, perché tipo sei a 50 metri, sei su un casottino così, con un braccio prendi i container dalle navi, c'è un attimo. L'impressione è strana, però bello. Qui continuamente cambiano anche gli operai, dopo qualche mese magari se ne vanno, però vedendoli tutti i giorni ti raccontano magari un pezzo della loro vita, la loro vita, quindi cioè da ognuno secondo me prendi qualcosa, però dopo non li rivedi, ti dispiace quello che ci porta il lunedì magari da Napoli, torna su e ci porta la pastiera, capito? Appena fatta, cioè tante so le cose, anche perché ti dico qua c'è gente che lavora in cantiere, quindi magari di Napoli, di pugliesi, siciliani, triestini, di tutto e di più qua si vede, più la gente del porto. Lavorare qui è abbastanza impegnativo, perché c'è gente di qualsiasi tipo. C'è quello che viene a fare la passeggiata per caso con la famiglia, c'è l'operaio, c'è il portuale, c'è il pescatore, c'è qualsiasi tipo di persona. Però dico, mi ritengo abbastanza fortunata perché da ognuno puoi imparare qualcosa, no? If I was care, just under prepare, and now pay a price that I already paid. My time has come.